Ogni mercoledì al Trading Live facciamo scalping in diretta sui principali indici azionari come S&P 500, Nasdaq 100 e Dow Jones 30. Questa settimana abbiamo operato sull'indice azionario più importante al mondo, S&P 500, e quindi oltre ad operare in diretta cerchiamo anche di spiegare come gestire al meglio la propria posizione. Noi cercheremo di, se entriamo short, di prendere 10 punti al ribasso. Una decina, 10, massimo 15 punti al ribasso. Cioè, la stessa cosa per i long. Per quanto riguarda lo stop loss, se entriamo short qui, dovremo mettere uno stop loss di 15 punti. Quindi anche qui uno stop di 15 punti all'incirca, ok? Bene. La spinta ribassista c'è. Entro short adesso. Sì, faccio uno shortino veloce. Eccolo qua. Stop loss lo potete mettere sopra questo massimo. Se i prezzi tornano sopra quel massimo, usciamo con una perdita. Ok? Nel frattempo il buon S&P 500 sta scendendo piano piano. Vedete, abbiamo fatto già un 4 punti. Quando va che scende, quando arriviamo a 8 punti, noi spostiamo lo stop loss in pareggio, quindi azzeriamo il rischio, portiamo a casa un po' di profitto e siamo felici, insomma. Solitamente quando abbiamo fatto 10 punti siamo contenti, ok? Ecco, adesso possiamo spostare lo stop loss in pareggio perché abbiamo raggiunto una zona supportiva abbastanza importante, quindi va, che bel trade che abbiamo fatto, 8 punti al ribasso, spostate lo stop loss 8 punti, spostate lo stop loss in pareggio, portate a casa parte della posizione, quindi chiudete metà, che così noi il nostro profitto oggi lo abbiamo fatto, ok? Guardate come sta scendendo bene, e dopo i 3920 ripetiamo, abbiamo l'obiettivo in area 3900 punti, eccolo qui, ok? Occhio, abbiamo raggiunto i 3920, quindi in realtà qui noi possiamo chiudere la posizione. Ah, bene, siamo contenti, abbiamo fatto il nostro trade, siamo usciti sul minimo del time frame a un minuto, cioè più di così io non potevo fare, però spero che l'abbiate fatto tutti. Questo tipo di operazioni cerchiamo di replicarle ogni mercoledì al Trading Live delle ore 16. Questa specifica strategia di scalping sugli indici azionari però non è la mia strategia, ma io sono solamente uno studente del corso completo di scalping in compagnia dello scalper professionista Giancarlo Prisco, che mi ha insegnato grazie a questo corso a replicare quindi il suo tipo di operatività, cercando quindi di fare pochi trade ma corretti. Vi aspetto quindi la prossima settimana al Trading Live delle ore 16, dove cercheremo di replicare nuovamente questo tipo di operatività. Potete iscrivervi anche se non potete partecipare in diretta, in quanto riceverete la registrazione. E noi ci vediamo al prossimo video.